Yep. Sorry about that, I'm just wondering, so, pretty much, ma sarà più importante direi, so. Sarà più importante che lo sorriso. E quello sorriso. No, ma è per quello che Leonardo da Vinci ha lasciato a noi, no? La cena, siccome viviamo nei tempi, no? In cui la parte religiosa, no? Il soggetto più, anche per le guerre che ci sono, se vogliamo, no? Penso che per un quadro di Leonardo da Vinci, secondo me, la cena è stata sì, purtroppo è un dipinto che ha avuto dei problemi di conservazione nell'arco del tempo, è stato soggetto a un bombardamento e quello che ci rimane oggi dell'ultima cena è probabilmente solo il ricordo estetico di quello che è veramente una tecnica proprio contraria al risultato che abbiamo adesso, cioè era come di usare una tecnica con dei colori che avessero una brillantezza superiore all'affresco tradizionale, quindi un dipinto sul muro sostanzialmente, però un dipinto, non un affresco. Il messaggio è qui, quindi quello stesso che vogliamo riprodurre qua un po' come la Mona Lisa, è dare la possibilità ai visitatori, che adesso ci raccontano, alcuni vengono dalla nostra, pensando che qui ci sia la vera ultima cena. Quindi diciamo che la vera ultima cena è a Santa Maria delle Grazie, sempre a Milano. Quello che abbiamo qui è una riproduzione, una ricostruzione dell'ultima cena con i colori, con la brillantezza dei colori, come immaginiamo la desiderasse Leonardo al suo tempo. Quindi come potrebbe apparire il quadro appena finito. Quindi perché è meglio di venire al museo di Leonardo III per rendere l'idea, no? Appunto di quello che doveva essere l'originale, perché probabilmente andiamo a vedere, non so, solo una riva di quello, esatto, che è rimasto. Una percentuale che è rimasta, sì, esattamente così. Poi sul messaggio religioso, è chiaramente un simbolo religioso, il dipinto, però sul rapporto tra Leonardo e la religione ci sarebbe da parlare tantissimo. Infatti è un progetto questo dell'ultima cena curato non direttamente da me, ma dal mio collega Mario Tardelli, e lui durante le presentazioni che anche io vado ad ascoltare spesso conclude con questo aneddoto divertente e chiede al pubblico cosa manca nell'ultima cena. Se noi guardiamo l'ultima cena, non è l'unica presentazione, quella di Leonardo, certo, ce ne sono decine e decine, in cui lo stesso Leonardo si è ispirato, come molti altri si sono ispirati a quella di Leonardo dopo Leonardo. Però se guardi la differenza tra l'ultima cena e quella di Leonardo, è che queste persone che vediamo in piedi alle nostre spalle, manca qualcosa, manca, se tu le guardi, questo è l'unica cosa, ma quando te lo ricorderai, mancano le aureole intorno alla testa. E quindi Leonardo ama rappresentare questi personaggi, non come divinità, non come personaggi di chiesa, ma semplicemente come uomini. Persone. E questo è come persone, esattamente come persone, punto. E questo è il grande messaggio, e ognuno fa quello che vuole. Assolutamente, quindi la conclusione, diciamo, di questa mostra, ma di quello che ha lasciato Leonardo da Vinci, che qui noi siamo partiti dal fatto che lui purtroppo per certe mancanze non ha lasciato tutti i suoi appunti, no? Non ha costruito per comunicare, per condividere, no? Questa cosa, ma in realtà erano veramente tantissimi messaggi, sì, che sono arrivati. Alcuni sono arrivati, ma direi che sta interpretando, così come me la sta confermando, un messaggio non religioso, piuttosto solo arte o quello che l'hanno capito fino a un certo momento, ma stava riflettendo proprio la società anche di oggi, cioè, no, tendenzialmente.